Flavio, ma perché dovrei fare una scuola di psicoterapia? Questo me lo chiede ogni tanto qualche collega, qualche giovane psicologo, qualche studente di psicologia. E la mia risposta è che c'è una premessa: non ti serve. Una scuola di psicoterapia, in termini molto generali, ti serve per arrivare a gestire un certo livello di complessità. Se non è quello il tuo obiettivo, non hai bisogno di una scuola di psicoterapia. Con la laurea in psicologia e l'abilitazione ovviamente da psicologo, puoi già fare tantissime cose. Ma chiarito questo, eccoti una spiegazione difficile, transteorica e logicamente fondata sul perché ti può servire una scuola di psicoterapia. Sì, lo so, dicendo che è difficile, transteorica e logicamente fondata, ho perso circa il 66% dei visualizzatori di questo video, il che vuol dire che ho raggiunto il mio scopo e mi fa molto piacere che tu sia tra quel 33% rimasto. Dunque, iniziamo. Poniamo che per liberare le persone dal problema da cui vengono tu debba fare X. Nessuno sa che cos'è davvero X. Freud riteneva una cosa, ad esempio la risoluzione del complesso edipico, quindi lo potremmo chiamare X Freud. Beck sosteneva un'altra cosa, per esempio il cambiare pensieri disfunzionali, quindi la chiameremo X Beck. E Václavic sosteneva un'altra cosa ancora, per esempio bloccare le tentate soluzioni disfunzionali, e allora ecco che abbiamo la X Václavic. Ciascuno di loro ti dirà che per raggiungere X, o meglio la loro idea di che cosa è X, bisognerà fare una serie di procedure A, B, C. Abbiamo persino chi, come Dashazer, sostiene che X è inconoscibile e però ciò non è un problema perché mi basta fare A, B, C, l'ABC proposto da Dashazer, ovviamente, che è diverso da quello di Freud, di Beck e degli altri, per far sì che le persone siano meglio. Non so cos'è X, ma facendo ABC ho notato che le persone stanno meglio, quindi continuiamo a farlo. Ora la prima domanda è: qual è la X giusta? Quali sono le procedure giuste? È importante perché se so che la X giusta è quella di Freud, farò quelle procedure ABC proposte da Freud, ma se penso che la X giusta è quella di Beck, farò le procedure ABC proposte da Beck. E nei molti studi in realtà devi sapere che sono più vicini in un certo senso all'idea di Dashazer. Non dicono che la X sia inconoscibile, non necessariamente, ma che tutti gli approcci di psicoterapia siano effettivamente ugualmente efficaci. In altre parole, pur non sapendo quale sia la X vera, la X giusta, tutte le procedure ABC di Freud, ABC di Beck, ABC di Dashazer funzionano. Com'è possibile? L'idea è quella che ci siano dei fattori comuni a tutte le psicoterapie. In altri termini, diverse procedure, le ABC di Freud, di Beck, di Václavic, vanno tutte a produrre la stessa X, che non è quindi necessariamente quella pensata da Freud, Beck e Václavic. Fanno tutte in modo che la persona stia meglio. Ovviamente è tutto un po' più complesso di così, però spero che stai seguendo. Ora tu puoi raggiungere X anche a caso, così come è possibile che se tu prendi in mano arco e freccia e tiri, effettivamente fai centro. Ma nel tiro con l'arco esistono tutta una serie di procedure ABC che se tu le segui strettamente aumentano la possibilità che tu faccia centro con la tua freccia e se non fai centro puoi andare a cercare di capire quale di queste hai sbagliato o devi comunque migliorare. Ed ecco a cosa ti serve un metodo. Naturalmente impararlo da una scuola di psicoterapia e non sui libri ti dà una serie di vantaggi, al di là del titolo di psicoterapeuta. Ad esempio, si presuppone che la scuola di specializzazione abbia preparato un piano didattico adeguato a farti apprendere quelle competenze in un modo gradualmente pensato per le tue esigenze. In più dovrebbe permetterti di fare molta pratica in modo tale da aggiungere al sapere, che si può leggere anche sui libri, il saper fare. Inoltre di inestimabile valore è il confronto con i docenti, la possibilità di fare domande, di chiedere chiarimenti, nonché il confronto con gli studenti, con i tuoi colleghi, la possibilità di fare rete e di confrontarsi con persone al proprio livello. Insomma, sicuramente ci saranno anche altre valide ragioni per scegliere una scuola di psicoterapia, così come ce ne saranno altre valide per non scegliere una scuola di specializzazione in psicoterapia. Ciò che volevo sottolineare in questo video è che alla fine è essenzialmente una questione di metodo.